Il padre separato di Meghan Markle ha fatto una richiesta in punto di morte per riconciliarsi con sua figlia. Thomas Markle, il padre separato della duchessa, ha detto che rifiuta di essere seppellito da sua figlia che in precedenza aveva affermato di averlo già pianto. Durante la docuserie Bomba di Harry e Meghan, la duchessa, 41 anni, ha detto di aver perso suo padre con cui ha avuto una relazione difficile da quando ha iniziato a frequentare il principe Harry. Nel libro di memorie di Harry, Spare, ha anche affermato che sua moglie era in lutto per la perdita di suo padre. Thomas Markle, ex direttore delle luci di Hollywood, ha parlato con 7 News Spotlight dei commenti fatti da sua figlia e dal genero reale. Ha detto al canale di notizie australiano, durante un'intervista andata in onda domenica, mi ha ucciso e poi mi ha pianto. Ma ha detto, mi rifiuto di essere seppellito da lei, nonostante abbia detto che probabilmente sarà la sua ultima intervista. Durante l'intervista, Thomas Markle, il fratellastro Thomas Markle Jr. e la sorellastra Samantha Markle sono stati criticati sulla loro relazione con la duchessa, che è diventata sempre più tossica in seguito alle loro dichiarazioni esplicite alla stampa. Il papà scontento ha condiviso video mai visti prima di lui con sua figlia come prova che amava suo padre che era il suo eroe. Ma poi ha affermato di essere stato improvvisamente buttato fuori. Vorrei che potessimo sederci e parlare, ha detto, pur ammettendo che è improbabile dato che Meghan non ha preso contatto nemmeno dopo il suo ictus l'anno scorso. Ha chiesto, se non si presenta per un ictus, se questo non la commuove, cosa farebbe? Markle ha anche affermato che Meghan non gli parla da oltre 4 anni, poco dopo aver sposato il principe Harry. Anche i fratellastri separati della duchessa, Samantha e Thomas Jr., hanno affermato di essere stati offesi dal fatto che Meghan affermasse di essere figlia unica durante la sua intervista bomba con Oprah Winfrey nel 2021.